Stasera è una serata meravigliosa, speciale anche il tempo ci dà una mano perché è una giornata bellissima, la location è fantastica e quindi abbiamo grandi ospiti, abbiamo il presidente della Virtus Entella Gozzi, abbiamo il vicepresidente dello Special Olympic Alessandro Palazzotti che è venuto apposta da Roma e quindi abbiamo tanti amici e tutti i soci della Liguria. Tutto questo a testimoniare un rapporto stretto nella promozione dei valori dello sport che il Panathon Distretto Italia sta portando avanti con tanti soggetti. Assolutamente, con tutti i soggetti, con tutte le benemerite, con tutto lo Special Olympic è una cosa fantastica. Io sono andato 2 volte a Roma, mi hanno invitato, vedere i ragazzi dello Special ti danno una gioia, un'intensità, cioè, è proprio bello, perché sai, usate i paroloni, è bello stare con loro, è meraviglioso, ti insegnano tanto, ti danno tanta energia e tanta carica. Io sono fe veramente felice tutte le volte che mi invita. Allora ho detto: Alessandro, vieni su tu una volta e ci parliamo. Poi ci sono lo Spezia, c'è la coordinatrice regionale dello Special, e quindi stasera è una festa di sport e di valori, e quindi sono contento. Ha detto che tanti sono stati i progetti subito fatti partire già da novembre, in particolar modo con il mondo della scuola. Con il mondo della scuola, un progetto era il Panathon Incontra la Scuola, che ha visto la partecipazione di 45 club italiani e di 30 MIUR, quindi sta prendendo campo la cosa. L'altro era la Route 4, che è una biciclettata che parte dal Friuli, va nel Veneto, va in Lombardia, per adesso è così, ma voglio estenderla a tutta Italia possibilmente, a cominciare dalla Liguria l'anno prossimo, in cui si parla di ambiente, di amicizia, di coesione, di solidarietà. Sport e anche cultura con iniziative anche legate al bancarella. La cultura, sì, lo sport è cultura legata al bancarella. Abbiamo 6 libri finalisti, ci saranno le finali il 21 di luglio a Pontremoli. Adesso ci sarà una conferenza stampa a Lucca, perché il club di Lucca è quello che si occupa della prima conferenza stampa. Faremo altre pubblicità, adesso vediamo in che modo e come. E quindi dobbiamo propagandare, perché chi parla di sport bello, credo che sia da seguire. È un piacere sempre. Presidente, l'Italia per il Panathon ha sicuramente un valore molto speciale, ci sono tantissimi club, ma soprattutto c'è la sede del Panathon International proprio qui a Rapallo. Sì, sono presidente internazionale proprio, quindi vengo con tanto piacere a Rapallo, perché è un luogo, no, anche se non è il centro del mondo sportivo, perché il centro del mondo sportivo sta a Losanna, come lo sapete sicuramente, però lì è un posto dove si può riflettere, si può parlare, discutere, e la gente viene molto volentieri a Rapallo, da tanti anni che la sede del Panathon International sta qua, quindi è un vero piacere essere qui. Oggi ci sono stati dei momenti di incontro importanti, delle riunioni. Che cosa avete parlato? Allora, io ieri abbiamo parlato abbiamo avuto la seduta del comitato di presidenza, cioè sono tre membri del comitato, più tesoriere, eccetera. E oggi c'è stata la prima giornata dell'incontro della Commissione Scientifica e Culturale, con gente che viene un po' da tutto il mondo, Brasile, Canada, eccetera. Quindi è una giornata che si prosegue domani, e poi quindi sono loro che ci danno gli input, delle proposte per i progetti che dobbiamo implementare a livello internazionale e presentare al CIO, di cui siamo nella famiglia olimpica noi, eh? Quindi Attualmente quali sono i progetti, quali sono insomma le cose su cui state dedicando molta attenzione? Tra l'altro siamo anche un anno dalle Olimpiadi. sì, allora le Olimpiadi, come l'ha detto lei, siamo stati presenti per la prima volta nella storia del Panathon ai Giochi Olimpici della Gioventù a Buenos Aires, e ora stiamo preparando la presenza del Panathon a Losanna, prossimi Giochi Olimpici della Gioventù invernali, a Losanna in gennaio prossimo. Poi stiamo elaborando, stilando un progetto di concorso letterario per giovani di diverse fasce di età hanno già. Siamo alla fine della prima edizione di questo progetto, abbiamo ricevuto più di 100, pressappoco 150 risposte, un po' dappertutto nel mondo, soprattutto in Italia, ma anche Francia, anche Spagna, in spagnolo,
portoghese, e quindi siamo contentissimi di poter presentare un progetto di questo livello al CIO, perché siamo nella famiglia del CIO, quindi dobbiamo ogni anno elaborare dei progetti e presentarli al CIO. E allora infine si può dire che la mission primaria ora diventa quella di aprirsi sempre di più ai giovani per trasmettere i valori e la cultura dello sport. Esatto, è proprio lo scopo del Panathlon, non è solo questo, però secondo a parere mio di dare più importanza alla formazione dei giovani, a farli capire i valori dello sport. Questo ai giovani è più facile che farlo capire a quelli che hanno già organizzato una corruzione o il doping a livello internazionale. Non possiamo fare niente per questi. Ai giovani si può lavorare per far sì che diventano dei cittadini di buon livello. Giorgio Dainese, vicepresidente del Panathlon International. Attenzione anche alla formazione con specifici progetti, è così? Certo, perché riteniamo che fare e non comunicare, e quindi non formare le persone, non sia produttivo. Quindi il Panathlon oggi, che ha un presidente internazionale di altissimo livello, il dottor Zappelli, magistrato della Corte Federale Svizzera, ha dato queste deleghe, e io come vicepresidente internazionale, perché all'Italia spetta o la presidenza o la vicepresidenza, ho questa delega che cerco di mandare avanti per formare un Panathlon più moderno e più attinente alla nuova realtà. Ecco, soprattutto è importante avvicinare il Panathlon ai giovani, farlo conoscere, perché si possono diffondere delle pratiche sportive già dall'inizio, ecco, che vadano incontro sempre alla liceità, vadano incontro al fair play, vadano incontro alla promozione dei valori. Nel nostro statuto questi valori sono in primo piano. Purtroppo oggi è una società molto divisa, ne dà molto difficile da gestire, e ci sono delle attrazioni anche difficili per i giovani, per cui noi tentiamo molto, con difficoltà per la verità, di incontrare ed avere rapporti con questi ragazzi, tant'è che abbiamo istituito una fascia di soci relativa proprio alle persone fino a 35 anni. È uno dei nostri obiettivi, perché la società di domani, oggi noi non valutiamo ancora chi ha 15-20 anni, ma fra 10 anni saranno quelli che gestiranno il nostro futuro. Infine le chiedo ancora una cosa: all'interno della famiglia del Panathlon International l'Italia ha sicuramente, in ragione dei suoi numeri, dei suoi affiliati, un ruolo importante. Sicuramente abbiamo un ruolo importante, ma noi riteniamo che essere il distretto maggiore, tant'è che noi abbiamo il distretto che ha il 65% dei club, anzi abbiamo il presidente del distretto che è di Rapallo, Costa, e noi riteniamo comunque che i numeri non bastino. Noi ci siamo stati fondatori nel 1951 del Panathlon, abbiamo dei principi che cerchiamo di allargare anche agli altri. Ovviamente il numero dei soci, che in Italia è preponderante, fa sì che noi possiamo con facilità affrontare questi problemi.